con noi Tavernese Gaetano, tecnico del Cielo Marina, per Interforze Città di Maida. Allora, mister, una partita insomma un esordio un po' brutto, diciamo, però che so che mancano almeno 6 giocatori oggi come titolare, perciò voglio dire un esordio da dimenticare. Comunque credo che sulla vittoria della Lamezia non ci sia nulla da dire. No, la Lamezia ha meritato la vittoria, anche se noi eravamo rimaneggiati, ma i gol ce li siamo fatti da soli, purtroppo. Era la prima partita, i ragazzi erano un po' fuori forma perché abbiamo iniziato un pochettino la preparazione in ritardo e quindi è stata una bella partita, con rispetto e complimento alla Lamezia. Comunque permettimi solo una cosa, ho visto comunque che in attacco non c'era un giocatore che riusciva magari a dare problemi alla squadra avversaria, c'era la squadra, la mattina è stata molto brava, ma secondo me mancava qualcuno che magari desse la spinta alla fase offensiva, ho ragione oppure... Sì, eravamo rimaneggiati, mancavano i tre nostri attaccanti, mancavano, quindi... Abbiamo avuto dei problemi anche per questo problema di Covid, ci hanno fermato due persone che sono rientrati per la quarantena e quindi siamo venuti a giocare un pochettino rimaneggiati. Per quanto riguarda loro non ne hanno fatto proprio, ci siamo fatti 4 gol da soli, quindi è troppo urgente da così. Con noi Peppe Neri, tecnico della ST Lamezia. Allora, mister, più di così non si poteva sperare, 4-0, due gol di Baroni, uno di Scarpino, un altro gol anche di... un altro di Martino, diciamo, una vittoria meritatissima, credo che il Cielo non abbia mai tenuto in porta. Siete d'accordo con la mia analisi, mister? Oppure aggiungo qualcosa? Allora sì, diciamo che dal punto di vista del risultato non potevo chiedere meglio alla squadra, abbiamo fatto una discreta gara. Ci sono delle cose da vedere, sicuramente il risultato dice altro. È un girone difficile, sapevamo che aveva iniziato tardi anche la preparazione, quindi si vedevano che i ragazzi erano un po' giù di gamba, però noi abbiamo fatto una buonissima prestazione, abbiamo concretizzato bene le occasioni che abbiamo avuto. Con Baroni che ha fatto una bella doppietta, Scarpino su rigore. Sì, sono soddisfatto, dobbiamo lavorare perché c'è da lavorare, c'è da migliorare, soprattutto a livello caratteriale. Senti, questi soldi ci deve far sperare in una squadra forte, poi dobbiamo stare con i piedi per terra, mister, anche perché una volta ci corriamo fuori casa, ci stiamo andando. Certo, no, la prossima andiamo a Catanzaro, a Sella Marina. Noi abbiamo una squadra, abbiamo formato questa squadra puntando su, non su 11 elementi, ma su un gruppo,